Ragazzi, mi è arrivato questo pacco bellissimo da Cobiz, è una collaborazione, vi volevo fare vedere un po' tutto. Vedete tutto aperto perché vi ho mostrato tutto su Instagram, quindi per chi volesse seguirmi anche su Instagram, lì faccio tutto istantaneamente. Per me è molto più facile aggiornare più frequentemente appunto Instagram. Comunque, vi volevo fare vedere appunto queste carte adesive che sono appunto delle cornici, sono bellissime, sono tutte coloratissime. Avete un codice sconto giù nell'info box, vi lascio il link del sito e il codice sconto e anche la percentuale di sconto che in questo momento non mi ricordo. Comunque sono veramente bellissime, avevo intenzione di fare qualcosa di carino con le mie creazioni, sempre per l'agenda o anche per altro. E di queste ho praticamente un sacco di pacchetti, ho sbagliato come sempre l'ordine e quindi me ne hanno mandati veramente tanti pacchettini, però talmente sono belli che sicuramente li utilizzerò tantissimo. Vi faccio vedere un po' tutti, diciamo, i colori, le fantasie, sia con le stelline, con i cuoricini, a pois, a quadretti come avete visto prima, e anche maculati, con i cupcake, sono veramente molto molto carini, mi piacciono davvero tanto. Poi ho preso anche dei deco tape, vi faccio vedere questi che sono veramente molto carini, questi qua. Come se non avessi abbastanza, veramente ne ho tantissimi, ma sono uno più bello dell'altro e prima o poi li utilizzerò. Poi ho preso questi qua che sono dei numeri adesivi e sono utilissimi per l'agenda, soprattutto per chi realizza l'agenda da cima a fondo. E sono veramente molto utili e di questi mi sono arrivati un sacco di pacchetti, ma sono felicissima perché i numeri mi servono. Sono contenta di questo perché sono molto utili. Poi queste carte bellissime, ragazzi, sono veramente bellissime. Sono carte per origami, proprio sia per la grandezza, per la forma e anche per lo spessore della carta. Sono proprio per origami, si riconoscono poi, comunque avendo a che fare sempre con la carta, riconoscete un po' le tipologie e sono veramente bellissimi. Tutti coloratissimi, rainbow, quindi arcobalenosi. E i giochi di colore sono diversi, sia così che così. Questo è più rosa che è così. Sì, diciamo che i giochi di colore sono sempre questi. E anche di questi tantissimi pacchetti, veramente tanti. Io sbaglio, sbaglierò qualcosa. Comunque tutte le tipologie sono qua. Sicuramente sbaglierò io qualcosa, che ogni volta in queste collaborazioni mi arrivano veramente un sacco di duplicati. Boh, comunque, poi ho preso questi sticker sempre per agenda, per decorarla, e sono veramente molto molto carini. Così, sempre con i cupcake, questi qui sono trasparentini come vedete, tipo la carta da forno, e di questi due pacchetti. Bah, comunque sono sempre utili. E poi ho preso anche qualcosa per nail art. Allora, ho preso questo qui che è un gel colorato molto molto carino. È un colore molto naturale, quello che piace a me. Sì, un giallo, sì. E poi ho preso questo qua che avevo veramente troppa curiosità di utilizzarlo ed è sempre un gel, una sorta di pasta per fare la ricostruzione unghie da sé. Ci proverò ed è proprio un set perché incluso c'è appunto la pasta, le tip che servono proprio per aiutarci a fare la ricostruzione. Poi questi due aggeggi, uno per sì, la spatola, quella che,
ci aiuta a mettere la pasta nelle dip. Questa che è la limetta per le unghie e anche il pennellino per stendere bene il prodotto nelle tip. E queste sono le tip, ne ho una fuori, fatta così. Vedremo, vedremo un po' se ci riuscirò. E questo era tutto quello che mi è arrivato da questo sito. Vi ricordo il codice sconto è giù nell'info box. Finalmente vi faccio vedere cosa mi è arrivato da questo sito. Vi lascio qua il nome perché non saprei pronunciarlo. Giù nell'info box trovate anche il link diretto. Ed è praticamente un sito molto particolare, vende cose ben specifiche, ovvero tutto ciò che riguarda le lettere, soprattutto vintage, come realizzare delle lettere in vecchio stile. Già che le lettere stanno sparendo, quindi scrivere le lettere, mandare le lettere non si usa più perché appunto grazie alla tecnologia non abbiamo neanche più bisogno, però a me affascinano tantissimo. Purtroppo sono nata in un'epoca ben diversa e diciamo che mi affascina molto, soprattutto quando leggo libri che richiamano appunto quei tempi in cui si scriveva, si poteva comunicare solo tramite le lettere. E in questo sito potete trovare tutto ciò che si usava un tempo, ovviamente ai tempi nostri, ecco, tutto riportato ai tempi nostri, però diciamo che il metodo era quello. Potrete trovare diverse cose, appunto dai washi tape alla carta da lettere a dei kit veri e propri per realizzare le chiusure delle lettere con la cera. Questa cosa mi affascina tantissimo e mi piace tantissimo. Oltre ai kit completi, per esempio come quello che ho preso io, levando questo che non l'ho acquistato in questo sito, però per farvi vedere un po' il set completo, potete decidere anche di acquistare singolarmente ognuna di queste cose. Io ho preso, avendo già questo, il set che comprendeva la cera, potete trovare tutti i colori che volete, io ho preso un mix, così da scegliere ogni qualvolta un colore diverso. Poi questi pennarelli che servono per realizzare dei dettagli particolari perché sono metallizzati, sì, io ce li ho praticamente già di tutti i colori. E con questi, una volta che la cera si è asciugata, potete andare a creare dei particolari metallizzati. E poi trovate anche ovviamente le candele per sciogliere la cera, questo attrezzino che serve appunto per scioglierlo. E una volta sciolta la cera, grazie a questa parte qui, potete andare a colare la cera in modo più preciso. E poi questa base che serve proprio per aiutarvi a sciogliere il tutto. E qui sotto va la candela accesa. Lo trovo molto molto carino e non so, non vedevo l'ora di riceverlo perché ho intenzione di fare un video con voi e realizzare qualcosa insieme. Poi ho preso anche questi washi tape, deco tape, ora li andiamo ad aprire. Poi il colore della scatola con questo rosa e oro è bellissimo. E questi sono i deco tape, washi tape. Se non sbaglio sono in carta, quindi dovrebbero essere paper tape. Sì, sono in carta ed hanno tutti questi dettagli in oro, ma sono bellissimi, mi piacciono davvero tanto, non li avevo così. La mia collezione di washi tape cresce. Vi devo fare ancora il video di tutti i washi tape e tutte queste cose che ho di cartoleria, ve lo farò presto. Questi sono tutti i temi floreali tranne questo qui. La mia bambina è sempre qui che tocca. Poi questi qua sempre floreali, ecco, e questo qui invece è più particolare. Poi infine ho preso questa carta perché volevo fare una cosa completa, volevo prendere un po' di tutto e ho preso questa carta. Non ho capito bene cosa
c'è appunto nel set, perché vedo carta di diversa forma e diversa grandezza. Allora, questa qui. Ah, ok, questa è praticamente la busta con questo tema bellissimo, molto bello, e dei fogli per scrivere appunto le nostre lettere. Sono quattro fogli, quindi due buste e quattro fogli. Ok, penso siano tutti così. Allora, questo è un altro, c'è un altro appunto disegno, un altro decoro, anche questo molto bello. Vediamo un po'. Molto bello, sempre due buste e quattro fogli. Poi ce ne sono veramente tanti, non pensavo. C'è questo qui, poi questo qui, questo è molto bello, questo qui, e infine quest'altro, veramente bellissima, quindi presto farò un video sicuramente. Ultimo pacchetto ragazzi, questo è di Do It Too. Questo sito è veramente molto molto bello, è pieno, pienissimo di cose per creare, soprattutto è anche per noi creative, per quanto riguarda le paste polimeriche, ed ho anche un codice sconto, ve lo lascio qui. Io vi consiglio tantissimo questo sito perché innanzitutto è italiano, dobbiamo sostenere il Made in Italy assolutamente, e poi perché troviamo anche le paste polimeriche. Ragazzi, molti di voi mi chiedono sempre dove acquistare le paste polimeriche, dove trovarle a buon prezzo, e qui le trovate a buon prezzo. Hanno anche resina e anche fimo liquid, ma ora ne parleremo. Paste polimeriche sempre come brand Fimo, quindi della Fimo trovate quelli. Io vi faccio vedere quello che ho acquistato, ma c'è tanto, tantissimo altro. Vi consiglio di andare a vedere il loro sito, di andarlo a spulciare. Giù nell'info box trovate anche il link, e trovate anche oltretutto appunto il codice sconto, così potete copiarlo se vi serve qualcosina. Ragazzi, guardate, io sono troppo contenta, troppo felice, mi sento a Natale oggi. Allora, innanzitutto vi faccio vedere questo, che è una novità che ho voluto prendere, ed è questa stoffa, ma è troppo bella con questi pulcini, non so, non sono tanto pulcini, comunque sono dei volatili, e sono veramente bellissimi, è tutta coloratissima, e ho intenzione di fare qualcosina, non so, è tantissima, guardate, tantissima, e farò sicuramente qualcosa, non lo so, ho alcune idee in mente, ma devo elaborarle bene. Vi voglio fare vedere questi cordoncini che ho voluto prendere. Ho scelto questi quattro colori, sicuro quattro, sì, perché appunto voglio fare le collane anche con questi cordoncini. Guardate, innanzitutto sono morbidissimi. Volevo prendere il bianco, però poi mi sono fatta prendere da questo argentato, non lo so, mi piaceva molto, quindi ho scelto l'argentato al posto del bianco, e ho preso anche questo color corda, molto molto bello. Sono tutti molto lucenti, cordoncino coda di topo, argentato, beige, rosa e bronzo. Li ho scelti questi quattro colori. Se volete sapere i prezzi, io ve li dico subito assolutamente. Un pezzo di questi qui è 1,12 euro, mentre vi dico subito la stoffa, ok, il tessuto è innanzitutto Katia tessuto jersey,
con gli uccelli ed è 6,44, ma guardate, cioè la quantità è veramente tanta, vi dico anche 145, quindi 1,45 m per 50, quindi ragazzi è abbastanza, devo dire che è abbastanza. Poi ora vi dico tutti i prezzi appunto. Poi ho voluto prendere queste nappine, ragazzi, mamma mia che sono belle. Io pensavo fossero tutte così grandi perché io avevo già delle nappine del genere però sul viola. Queste qui, però appunto dato che mi piacciono tantissimo e ho intenzione di fare qualcosina di particolare, ho voluto prendere questi colori, queste qui sul bianco, proprio bianco candido, danno il gancino doratino, ecco dorato. Poi ho preso queste qui che non pensavo fossero così piccole, ma è anche meglio, ragazzi, è anche meglio perché posso poi andare eventualmente ad inserirle in un ciondolo. E realizzare qualcosa di molto carino, guardate qui, ma anche solo queste come orecchini, cioè bellissime. Io ho preso sia questi sul grigio che anche questi bianchi, ovviamente bianchi non potevano mancare, e questi sul Tiffany. I pezzi sono quelli più grandi, due, quindi due pezzi 1,55, mentre quattro pezzi di quelle piccole 1,24, quindi dai ragazzi, va più che bene. Ho preso questi qua che sono i chiudi cordoncini. Ora non so se ho preso le misure giuste, però vabbè, vediamo un po'. Li ho presi argentati e la chiusura è così. Ok, penso che siano piccoli. Oh, porca miseria. Sì, piccolo ragazzi. Vabbè, userò un altro metodo per questi. Questi qua li utilizzerò in altri cordoncini. Hanno il prezzo coprinodo, ecco, si chiamano coprinodo. 2,30 €. Quanti pezzi? 20. Poi andando alle cose più serie, ho preso questa. Allora, non avevo ancora provato la resina UV della Res Chimica. Quindi niente, l'ho presa. Mi sono convinta e l'ho presa. Il prezzo di questa qui è di resina trasparente monocomponente Filcrystal UV 25 grammi, il prezzo è 8,33, ragazzi, cioè li ho visti a prezzi anche maggiori. E poi questo, allora, non l'avevo mai né visto né ovviamente provato. Dovrebbe essere Fimo Liquid Gel color oro. Semplicemente, ora vorrei aprirlo un attimo per vedere insieme a voi il colore, cioè definitivo qual è. Sì, è color oro. Wow, ragazzi, si possono fare tante cose con questo. Sì, e costa davvero una cavolata, ragazzi. Infatti, quando l'ho vista sul sito mi sono incuriosita tantissimo perché appunto costava poco. E quindi ho detto, beh, la provo perché, cioè, assolutamente costa poco e in più è color oro, cioè 1,17 ragazzi. Cioè, io il Fimo Liquid l'ho preso sempre quello trasparente. Infatti, quello trasparente costa un po' di più anche perché i milligrammi sono maggiori, ovviamente. Mi incuriosiva tanto, quindi l'ho voluto prendere. Allora, ragazzi, questo è tutto. Questi sono per ora tutti i materiali che mi sono arrivati, che dovrò recensire. Non vi preoccupate di ogni materiale, di ogni sito, vi farò una recensione ben approfondita, vi farò vedere come utilizzo i materiali e quindi poi vedrete se sarete interessati o no. Però devo dire che questo sito è molto molto fornito e può interessare alla maggior parte di voi, soprattutto appunto alle creative che utilizzano le paste polimeriche. Quindi vi ricordo il codice sconto giù nell'info box, vi mando un grandissimo bacione e fatemi sapere qual è il prodotto che vi è piaciuto di più. Io non so scegliere, quindi non vi so dire. Sicuramente quello che mi incuriosisce di più è questo qua, perché appunto non l'avevo mai visto, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo e di provarlo. Io
Vi mando un grandissimo bacione, ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!